Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Ogni promessa è debito, quindi oggi realizzerò questa meravigliosa crostata di fragole. Credetemi, il sapore avvolgente delle fragole, arricchito da una frolla equilibrata e dalla crema pasticcera, il tutto poi concluso con delle foglioline di menta. Vabbè, ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Non lo so, che cos'è? 1, 2, 3, cominciamo la nostra preparazione. Olè! Per la pasta frolla abbiamo bisogno di 300 g di farina 00. Ci vuole una farina debole, quindi con un livello di proteine inferiore a 10. In questo caso è 9 ed è perfetto. Un livello di proteine più alto farebbe risultare la crostata, quindi la pasta frolla, gommosa. 150 g di zucchero semolato, la scorza grattugiata di un limone, 150 g di burro freddo, un uovo intero e un tuorlo. Ultimo ingrediente, un pizzico di sale. La lavorazione della frolla è abbastanza semplice, ma nel contempo presenta alcune difficoltà. Si può fare sia manualmente che con una planetaria. Se volete fare la lavorazione manualmente, mettere la farina a fontana su un piano da lavoro e fare il classico buco al centro. Quindi inserire tutti quanti gli ingredienti e cominciare ad impastare fino a quando non otterrete un panetto omogeneo. Tuttavia vi consiglio, se l'avete, di fare questa prima fase di lavorazione con una planetaria, in quanto il calore delle mani potrebbe far sciogliere il burro, pregiudicando il risultato finale. La lavorazione, ricordatevi, deve comunque essere fatta molto velocemente, questo per evitare che si sviluppi il glutine, e nonostante stiamo utilizzando una farina debole, comunque potrebbe poi risultarci gommosa e non friabile. Sia che decidiate di fare la lavorazione manualmente che con la planetaria, ricordatevi che il burro deve essere molto freddo e vi consiglio inoltre di tagliarlo a pezzi prima di unirlo agli altri ingredienti. All'interno del cestello della planetaria ho inserito tutti quanti gli ingredienti e per ammassare il tutto utilizzerò la foglia e non il gancio. C'è solo una regola da ricordare: la farina deve essere il primo ingrediente da inserire, quindi l'ingrediente in basso, tutti gli altri sopra. Avviare dunque la planetaria e cominciare ad impastare. Dapprima l'impasto ci risulterà sabbioso, ma pian piano lo zucchero si scioglierà insieme al burro e l'impasto comincerà a prendere corpo. Quando avremo ottenuto un impasto bello omogeneo, adagiarlo su un piano da lavoro. Vedete come deve risultare? Perfetto. Ammassarlo ancora un po' manualmente, giusto per verificare che tutti gli ingredienti siano perfettamente amalgamati. Compattare bene l'impasto e formare una palla leggermente schiacciata. Quindi coprire con pellicola trasparente e far riposare all'interno del frigorifero per circa un'ora. Durante questa fase di riposo prepariamo la crema pasticcera. Ho già fatto un video con tutti i dettagli per ottenere una crema pasticcera da paura. In basso nell'info box, in alto a destra dove c'è la i, vi posto il link della ricetta. La crema pasticcera fatela con queste dosi: 4 tuorli, un baccello di vaniglia o in alternativa un cucchiaino di essenza di vaniglia, 400 ml di latte fresco intero, 35 g di maizena, 100 g di zucchero semolato e un pezzettino di scorza di limone. All'interno di un pentolino mettere 300 ml di latte, aggiungere il pezzettino di scorza di limone e, se avete, anche la bacca di vaniglia oppure, come in questo caso, un cucchiaino di essenza di vaniglia. Portare dunque il pentolino sul fuoco e far riscaldare a fuoco molto basso senza mai giungere al punto di ebollizione. Intanto che il latte si sta scaldando, quindi anche aromatizzando, ai tuorli aggiungere lo zucchero semolato e sbatterli fino a quando lo zucchero non sarà perfettamente disciolto. Come potete notare, quando lo zucchero si scioglie, i tuorli si sbianchiscono un pochino. Aggiungere dunque la maizena e i restanti 100 ml di latte a temperatura ambiente. Emulsionare bene il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e spumoso. Vedete? Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Aggiungere dunque al composto principale il latte precedentemente scaldato e aromatizzato, quindi mescolare bene e travasare il composto all'interno del pentolino. Passiamo dunque alla fase di cottura. Cuocere a fuoco bassissimo fino a quando la crema non raggiungerà la giusta consistenza o densità. Vi do due consigli importanti.
Sia il latte nella fase di riscaldamento e aromatizzazione con il pezzettino di scorza di limone e la bacca di vaniglia o le gocce di essenza di vaniglia, che la crema non devono mai giungere al punto di ebollizione, altrimenti la crema avrà il sapore a uovo. Quando la crema avrà cominciato a coagularsi, continuare a mescolare sempre più velocemente, fino a quando non vedremo che quel velo di latte ancora presente in superficie non risulti perfettamente assorbito alla crema. E voilà! Togliere dunque il pentolino dal fuoco e continuare a mescolare per circa un minutino. È importante far abbassare velocemente la temperatura della crema per via delle possibili contaminazioni, ma è altresì importante continuare a mescolare a fuoco spento per raggiungere il giusto livello di densità, di setosità e di corposità. Ok, scusate, ma dovevo dirlo. A questo punto, travasare la crema all'interno di una boule, meglio se come questa, quindi piatta, in maniera tale che si raffredda anche prima. Con una pinza eliminare il pezzettino di scorza di limone e se ci fosse anche il baccello di vaniglia, distribuirla bene con una spatola, coprire con pellicola trasparente a contatto e mettere all'interno del frigorifero. E voilà, anche la crema pasticcera è bella che pronta. Imburrare molto bene uno stampo da crostata e cospargerlo di farina. Questa fase è fondamentale, altrimenti la crostata sicuramente si attaccherà allo stampo. La dimensione dello stampo è quella classica, da 26 o da 28, non cambia molto. Quindi passiamo alla fase di stesura della pasta frolla. Eliminare dunque la pellicola trasparente e guardate. L'impasto dovrà risultare sodo al tatto, ma leggermente plastico, un po' elastico. In questa maniera. Adagiare dunque l'impasto tra due fogli di carta da forno oppure carta oleata, che è la stessa cosa, e col mattarello cominciare a stenderlo. Un consiglio: per stendere bene la frolla, picchiettare col mattarello in questa maniera per poi pareggiare l'impasto. Quindi girarlo e ripetere questo passaggio. Cercate di ottenere una frolla bella tonda e che abbia una circonferenza maggiore dello stampo di circa 2 cm. Ripetete questi passaggi fino a quando non avrete ottenuto il risultato desiderato. Vedete, in realtà è molto semplice. Picchiettare un po', poi stendere un pochino, picchiettare anche dall'altra parte. In questa maniera si muove l'impasto, non si strappa, non si appiccica al piano di lavoro, non si appiccica al mattarello e sbrem, il gioco è quasi quasi fatto. Guardate che meraviglia! È spettacolare! È spettacolare! Fantastico! Mettere dunque la frolla all'interno dello stampo, distribuirla bene su tutta la superficie. Eliminare la carta oleata. Sembra col mattarello è possibile pareggiare i bordi in questa maniera molto semplice. Eliminare dunque l'eccesso della pasta e con una forchetta bucherellare tutta la base della tortiera. Passiamo alla fase di cottura. Forno statico preriscaldato a 200 gradi. Inserire la torta nella parte bassa del forno, quindi abbassare la temperatura del forno a 180 gradi e cuocere per 25 minuti. Vi accorgerete durante la fase di cottura che sul bordo l'impasto tenderà a scendere, ma non vi preoccupate, nulla si crea, nulla si distrugge. Il bordo risulterà comunque più spesso e anche leggermente inclinato e questo ci tornerà molto utile per la decorazione. Prima di estrarre la frolla dallo stampo, lasciate la temperatura ambiente per circa 15 minuti, in maniera tale che non vi scotterete, ma soprattutto in quanto permetterà all'umidità residua di andare verso il basso e permettere più facilmente alla frolla di staccarsi dallo stampo. Ora che la frolla è bella fredda, rigeneriamo la crema pasticcera. Basta semplicemente prendere una frusta e mescolarla bene fino a quando non risulta ancora bella setosa. Quindi distribuire su tutta la superficie la crema pasticcera. Con una spatola livellarla bene, non serve fare un lavoro di fine, in quanto poi ci metteremo sopra le fragole. E intanto vediamo come si puliscono le fragole. Eliminare le foglioline, quindi con la punta di un coltellino andare ad eliminare anche questa parte. E voilà, le gesso sono fatte. E questa fragola la mettiamo al centro della crostata.
Prima di proseguire, vediamo come tagliare le fragole per ottenere un risultato scenico e scenografico da paura. Dopo aver eliminato le foglioline e il picciolo, tagliarle semplicemente così. Cercate di tenere le più grosse per la circonferenza esterna, mentre le più piccoline per la circonferenza interna. Questa decorazione è solo un'idea, poi voi potete personalizzarla come più desiderate. Vedete? Nella parte esterna i pezzi più grossi di fragola e mano a mano internamente sempre i pezzettini più piccolini. In questa maniera si crea anche un effetto ottico che è davvero qualcosa di meraviglioso. Ma non è finita qui. Per rendere spettacolare questa crostata, oltre alle fragole, io vi consiglio di aggiungere anche qualche fogliolina di menta qua e là e credetemi, il profumo della menta fresca che si unisce alle fragole in un tripudio di sapori e profumi, mamma mia, ah, ma che cosa non è, ma che cosa non è. Poi la cremositaggine della crema pasticcera e la croccantaggine della pasta frolla, vabbè, insomma, avete capito. Ma cosa gli stavo spruzzando sopra? Beh, semplicemente della gelatina. E ora vediamo come si prepara. Per cominciare, mettere due fogli di gelatina all'interno di una boule con acqua fredda e lasciarli lì per circa 10 minuti. Mi raccomando, non spezzettateli, lasciateli interi. Per quale ragione bisogna mettere sopra la gelatina? Innanzitutto è in sapore, in colore e in odore. E poi perché protegge le fragole dall'ossidazione, ma soprattutto permette una miglior conservazione della crostata. Trascorsi 10 minuti, strizzare i due fogli di gelatina e metterli all'interno di un pentolino. Aggiungere 100 ml di acqua e portare sul fuoco. Non deve cuocere, non deve arrivare al punto di ebollizione. La gelatina si deve semplicemente sciogliere, come potete vedere. Dopo 2 o 3 minuti a fuoco basso, continuare a mescolare anche fuori dal fuoco ancora per un paio di minuti o fino a quando non vediamo che all'interno del pentolino il liquido risulterà trasparente. E voilà, anche la gelatina è pronta. Io utilizzerò questo spruzzino per potergliela mettere sopra in maniera tale che non andrò poi a spostare la composizione che ho fatto con le fragole. E ora è possibile spruzzare, vedete? Con lo spruzzino non vado a scombinare la composizione, perché altrimenti sarebbe venuto fuori un mezzo disastro. Va bene, ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici e di mettere un bel mi piace. Inoltre vi ricordo che sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze. Finalmente lo possiamo dire, léger son fatto! Prima di consumarla, ovviamente, anzi prima di sbranarla, metterla all'interno del frigorifero per almeno 12 ore. Besos y abrazos e alla prossima video ricetta. E ora andiamo a fare la prova dell'assaggio, mi consente? Diciamo la verità, sono passate 12 ore e quasi mi dispiace tagliarla, però dopo che l'assaggio non avrò nessuna pietà. Vediamo com'è all'interno, vediamo. Mamma mia, ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Non lo so che cos'è. Un po' a me e un po' a me. Tutta a me, tutta a me. Stamattina proprio non ce la facevo più, mi sono tirato su presto, però. Come facevo a dire di no? E voilà ragazzi, buongiorno, sono pronto, adesso vado a fare un po' di footing perché mi metto il cappuccio così in maniera tale che... Anche perché non è che fa proprio caldissimo in questi giorni, è proprio... Che mese siamo? Aprile? Aprile dolce dormire. Vabbè, la mia domanda è... Sì, mi sono svegliato presto perché volevo assaggiarla, semplicemente, poi vado a correre perché devo smaltire queste freddorie. Vabbè, facciamo la prova dell'assaggio. Sarà buona o non sarà buona? Non lo so, però dalla consistenza il trenino, ciuf ciuf, sembra buono. Quella menta con la mamma mia. Non fatela perché sennò poi ve la divorate, ve lo dico, ma proprio credete, ma amore, non hai idea, no, è mia, no, è mia!